Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Poi mi sono appena svegliata, ma va bene lo stesso. Meno male che ho messo il numero di telefono sul pacco che voi non vedete. Se riesco a farvelo vedere, eccolo. No. Comunque, vabbè, qua c'è il pacco che non si vede, ma va bene lo stesso. Scusate i capelli, ma ho tutto di corsa da prendere il pacco perché c'era purtroppo il citofono staccato, perché da me si può staccare il citofono, sì. Spero che mi sentiate perché ho messo il cellulare un po' lontano. Perché appunto qua c'è un pacco e di colla. Devo cercarmi un adattatore per mettere quel telefonino. Prima o poi lo troverò. Comunque, alla fine sono uscita dal pacco, l'importanza è quello. Non fate caso al mio pennacchio rosso. Allora, cosa col pacco? Gigante, anche il mio indirizzo non c'è perché dall'altra parte. Sul lato, tra l'altro, quindi fino a poco posso girarlo. Allora, questo qua abbiamo ordinato mia sorella. Qua c'è la ricevuta di Bartolini, no, BRT, Corriere Espresso. Sono stati molto carine, sono saliti a casa e mi hanno lasciato il pacco davanti alla porta. Comunque, allora, comunque non dire che mi ha fatto io e mia sorella, mi hanno insieme di Sabon, però io mi approprio del pacco per fare l'unboxing. A Sabon, per chi non lo sapesse, è una marca di prodotti per il corpo, profumi, creme, scrub, e lo uso veramente tantissimo. E sta anche nei negozi Coin, che non so se c'è della nostra città. Comunque, se vi lascio qui sotto massimo il sito di Sabon, io mi trovo veramente bene, mi sono allora, ma la follia, vi ho fatto l'ordine tutti insieme amorevolmente. Andiamo ad aprire con le forbici, se riuscirò al pacco. Ma non perché non lo do così. Perché le su cose sono anche di mia sorella, ma mia sorella non abita con me, abita con mio padre. Però visto che in teoria a casa mia dovremmo esserci di più, perché mio padre e mia sorella lavorano quasi tutto il giorno, e io sfortunatamente, io e mia mamma no, cioè lavoriamo ogni tanto, abbiamo messo il pacco qua. Anche perché per chi non lo sapesse, io lo dico sempre, io, mia sorella e mio padre, beh, insomma io, come padre, abitiamo uno di fronte all'altro. Si cambia solo un numero civico, che non dico qual è, però cambia solo il numero civico. Però per sicurezza faccio venire tutto da me. Infatti il pacco è intestato a me, anche se l'aveva fatto mettere all'ordine. Stranamente. Abbiamo il pacco. Cerco di fare un po' attenzione perché sennò crolla il telefonino. Allora, c'è tanta bella carta, ma questo lo tengo io. Foglio di mia sorella. Anche se è nome mio. Abbiamo un po' di carta. Che bello. Tanta carta. Per fare l'SMR abbiamo riepilogo forse dell'ordine, ovviamente. Allora, abbiamo ordinato una bomba da bagno Christmas 2020, che è mia, body butter unce più box, dovrebbe essere mia sorella, body lotion, jar lavanda apple 20, body lotion tube, dovrebbe essere la mia, patchouli lavanda vaniglia, che è quella mia, sì, cartolina web, face mask, è quella mia sorella, swap, earth mal, mango kiwi, scusate, non si apre, ok, si è scritto anche data aperta, adesso, vabbè, questi sono fatti miei, li metto insieme a questo qua, perfetto. Allora, vediamo un po', questa è la cartolina. Venuto da Sabon, la casa che arriva al cuore ai sensi. Vabbè, una cartolina molto carina. Con questa bustina qua. La bustina mi piace. Vabbè, la cartolina. Vieni qua allora. Oh, che bello. No, facciamo, ci sono i miei che dormono. Allora, questa qua. Ok, c'è più carta del previsto. Allora, prima di tutto. C'è questo qua. Ah, devo capire di chi è la roba. Body lotion, patchouli mia. Allora, questa qua è la mia. Se fosse più piccola, ragazzi, sono sincera. Non ci sono scritti i prezzi, purtroppo. Penso di averla pagata 6 euro qualcosa, se non sbaglio. Costava tipo 18 euro. Soprattutto roba con i saldi. Poi dirò meglio i prezzi, magari sotto, non lo so. Non me li ricordo, non ci sono nemmeno scritti nell'ordine. L'abbiamo fatto un paio di giorni fa, forse addirittura una sabato, oggi è mercoledì. Anche questa è la mia, perché non ricordo perché è in tubo.
Il mio padone gelato. Fagioli da panda vaniglia. Con olio di oliva e avocado. Che è questo qua. L'ho preso perché è per il corpo, ma io lo uso anche per le mani. Quindi questa qua è la mia. La lascio qua. C'è un po' di cartaccia. Comunque è bella. È più grande di quello che mi aspettassi. È della body lotion. Questo qua è un chilo di carta. Vediamo un po' che ci sarà. La mia palla. Quanta palla? Posso zettare le mie cose? Guardate quella scatolina. È stupenda. Ed è c'è il Boti Bot. La mia palla. Guarda che bella. Il profumo è fantastico. Guarda che bella che è. Si apre così. Questa qua è la palla. No, buonissima. Mi piace un casino l'odore. Si chiama Sugar Plum, che è la stessa profumazione che ho anche lo scrub. Vabbè, poi vi farò un video con tutte le cose che di sapone. Che non sono mai quante né mia sorella. Poi, guarda quanto pesa. Questa è la crema di mia sorella. Molto probabilmente, sì. E questa qua. Che me la faccio, tanto apro tutto. Così poi butto direttamente tutta la carta. No, è immortale questa carta. No, devo dire, ottimo imballaggio. Sta buono. Veramente. Questa cosa deve essere di mia sorella. Non si capisce niente perché è tutto imballato. Perché c'è anche quello di mia madre, quindi devo pescare un po' a sorte. C'è più carta già, meno male il plastic free, no? Sta buono. Però tanto di cappello perché questa è in vetro. Sì, penso che sia mia sorella. Lavanda mela. Guarda come grosse sorelle ancora peggio di me con le creme. Questa non gliela tocco perché sono mammazza. Gliela metto magari qua dentro così. È come se fosse incartata. Così non si rompe. Poi gliela riscotto. Tanto i miei video non li guardo mai. Ok, poi. Altra fantastica carta per me. Questo lo metto da parte di mia sorella. Carta, carta, carta. È più carta che altro, credo. Ok. Poi, questa qua. Cos'è? Io ho fatto lo scartamento di cose. Allora. Questa qua è. Ah, è la maschera al fango, penso. Maschera. Face. Vedete qua, face, si chiama Face Mask Mood, è una maschera al fango, che è di mia sorella, che non ve l'apro, che sono quella mammazza. La metterò di nuovo qua dentro, se riesco. La rincarico di nuovo, se no qui la sento. Non ci sto più qua dentro, se no mi trovo qua dentro. Poi ci metto per un po' di scotch e gliela chiudo. Questa è mia sorella, mettila qua. Poi, altra carta, più carta che altro. Via carta. Poi, questo qua penso che sia mia mamma. È molto leggero. Ma questo qua posso usare di mia sorella, questa qua, visto che è bella imballata. Quello scatolone lo voglio poi riutilizzare perché io adesso spedisco molte cose con Vinted, che poi ve ne parlerò in un altro video, e quindi mi potrebbe servire. Bellissima. È la body butter, che è. Questo è fatto in polistirolo, cosa che io non amo tanto per i bambini brividi. Vediamo solo. Sì. Che buono, guarda che rosa, un po' di butter che ha patchouli, lavanda, vaniglia. Questo mio mamma lo appoggio qua. E questo qua è un burro a corpo praticamente, che si scalda qua. Quando tocco il corpo potete anche tagliarlo,
carina molto la confezione, anche se in polistirolo, secondo me con l'acqua è proprio il massimo, però è carina. Tutte le altre confezioni solitamente sono tutte in vetro. E poi c'è questo qua, che è un omaggio, che deve essere una saponetta, un campioncino, no, grazie. Cos'è questo qua, che scusa, tengo io, visto che il pacco l'ho ritirato io. No, i campioncini potevano anche mettersi. Sì, un sapone. Questo lo tiene Sara. Riesco a mettere questo sapone. Dai, comunque, questa Valentina è carina, dai. Molto picciolina, ma molto carina. Lo metterò poi in bagno. Lo metto così, lo sta meglio. Vediamo bene. Questo qua è il sapone, con il cuore, che se lo prende Sara perché sarà ritirato il pacco. Boh, c'è tutta la cartaccia, c'è anche l'altra carta. Non c'è nemmeno un campioncino, grazie Sabon, nemmeno un campioncino, per 50 euro di ordine. Sì, ho speso solo 50 euro, perché le spese di spedizione erano gratuite. Non se riesco a mettere questa qua che è aperta qua dentro, così poi butto la carta. Mi sembra che sia latente, perché diceva mi ha aperto il pacco. Perché la sua roba è gigante. Qua bisogna fare un po' di legamento. Mi devo inventare le chiusure strategiche. Ah, un altro pezzo di scotch, dove l'ho messo? Vabbè, niente più. Dai, chiudo dopo, la chiudo. Mettiamola qua. Carta, carta. Tanta carta. Grazie Sabon. Per la tanta carta. La cartolina è molto carina. Molto carina la carta. La metto nella roba mia sorella, tanto non penso di serve, però tanto bene che mi interessi molto. La metto nella sorella, io ho contattato Sabone direttamente dalla pagina Facebook, se volete ve la lascio sotto. Comunque l'ho trovato ovunque, mi Sabone. E comunque ho fatto il pacco gigante, che adesso ve lo sposto. Questa ve la tengo perché è molto carina. Comunque sì, lo fai praticamente c'è il riepilogo ordine, saponetta in omaggio, la mia bomba da bagno, crema per il corpo, lavanda, patchouli e vaniglia, la bellissima cartolina, non so cosa serva, comunque carina, l'olio per il corpo, il burro corpo, che bisogna sempre patchouli, lavanda, vaniglia. Infatti penso che sia riferito a questo. No, sì, patchouli e lavanda, così me lo tengo io allora. Poi, la crema di mia sorella che l'abbiamo rincartata, e poi la sigillo alla, non so se si legge, lavanda e miele. Invece la maschera al fango, così infanga la faccia, che è a fango. Penso che sia finito qui il mio unboxing. Adesso qua metterò poi tutto a posto. E niente, potevo metterci i campioncini, sinceramente è la prima volta che facciamo l'ordine online, perché purtroppo nel weekend Sapone sarebbe chiuso, cioè sicuramente non so perché abbiamo fatto l'ordine online, forse perché c'erano dei saldi che c'erano solo online, tipo la mia crema c'era solo online e anche altre cose, però tutto sommato abbiamo, allora io ho speso 10,40 euro se non sbaglio e ho preso queste due cose. La bomba da bagno viene sui 4 euro quasi e questa qua sui 6 euro. Sì, non sbaglio, sì. 6 euro qualcosa forse, perché comunque gli sconti non sono precisi. La sorella quella che ha speso di più, prendendo i formati quelli giganti. Mia madre invece ha speso, se non sbaglio, sui 9-10 euro per questo qua. Che viene un po' di più, però dura veramente tantissimo. Guardate che i prodotti Sabon non. A parte mia mamma e mia sorella che li usano in quantità industriali, tutto durano moltissimo.
Tipo io ho ancora forse la crema, però ne uso tantissime di crema. Però tipo anche lo scrub, queste cose qua si usano comunque con parsimonia, poi dipende se uno ha tanti soldi, può anche abusarne. Niente, il mio unboxing termina qui, metto posto la roba. Ci vediamo nel prossimo video, dimmi se conoscete questa marca oppure no. Vi lascio sotto il link se me lo ricordo.